ordinò alle donne di scoprire il volto della sposa perché lo vedesse. Le donne alzarono il velo, ma non vide subito il volto perché lei lo nascondeva dalle ginocchia. Allora una donna impiegò la mano della sua testa e le ginocchia con forza, la aggrottò per il mento e sollevò quel volto finché non lo vide. Era un volto di bimba, olivastro, pesantemente truccato e così acerbo che sembrava una bimba truccata da donna. Tra le ciglia lunghe scendeva quella una lacrima. È chiaro, la costruzione fatta in un momento storico particolare, subito dopo la fine del fascismo e della seconda guerra mondiale, sono passati ben 70 anni, forse più, una revisione, una modifica sarebbe veramente auspicabile. Ma non, ripeto, nessuno osa toccare quelli che sono gli articoli che attengono i principi fondamentali. L'articolo 3 enuncia il principio di uguaglianza. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Obbliga lo Stato a rimuovere tutti gli ostacoli, quindi va oltre non solo il riconoscimento del diritto, ma dice di più: lo Stato deve rimuovere ogni forma di ostacolo che rende, come dire, impossibile l'attuazione di questo sacrosanto diritto. Questo è, diciamo, l'articolo 3.